Benvenuti cari signori a questo nuovo video dal titolo Errori da non fare per vendere casa tua. Allora mi presento, per chi non mi conosce sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare di Bologna da 21 anni, anche se non sembra, ho un 42 di anni, però ci sta a bevolte verde questo risultato. Detto questo, e abbiamo ottenuto risultati molto importanti a livello di team, sia a livello italiano che internazionale. Siamo stati costantemente negli ultimi anni al di sopra delle 100 transazioni e questo ha attirato l'interesse di Sky Class NBC per capire cosa stavamo facendo di così interessante in una città come Bologna, che non è Milano e Roma. Detto questo, l'informazione più importante che ti posso passare prima di entrare nel merito di questo video molto molto interessante è il fatto che a livello pratico nei tuoi confronti te ne può sbattere che vado su Sky o altre cose, ma quello che ti interessa è che mediamente ti venderò casa tua in 42 giorni e mediamente trattiamo l'1% del prezzo contro una media dell'11%, quindi affidarsi a noi significa guadagnare un 10% in più attraverso tante cose che facciamo, tipo open house eccetera. Trovi tutte le video testimonianze di notai, commercialisti, avvocati, architetti nel canale dove ti dicono: ho conosciuto Simone ed è successo quello che è successo. Bene, veniamo a noi. Ti consiglio di iscriverti al canale, se hai un immobile da vendere a Bologna e ti interessa quello che ti sto raccontando, sotto hai un numero verde in descrizione e un link dove puoi lasciare i tuoi dati. Allora, e tre errori comuni che ho visto in questi 21 anni di attività. Allora, il primo errore da non fare assolutamente è sottovalutare la serenità dell'acquirente. Che significa? Si parte con la vendita e voi non siete pronti con i documenti, ok? Per cui tutte le volte che voi mettete in vendita un immobile, dovete avere in mano la certezza di dare all'acquirente quello che gli serve per decidere consapevolmente, banalmente, perché è un mondo questo di ladri, come diceva qualcuno, e tecnicamente la gente ha paura. Ve la faccio breve. Per cui, cos'è che fa veramente un grandissimo impatto? Tipo nei nostri open house, che sono degli eventi di vendita molto interessanti, guarda nel canale, ci sono degli esempi proprio dietro le quinte, noi abbiamo una cartellina dove consegniamo tutto quello che è possibile, vita, morte e qualche miracolo dell'immobile. Perché questo? Cosa devo mettere? Cosa vogliono sapere gli acquirenti? Semplicemente quello che vorresti sapere tu nel momento in cui compri una casa. Vuoi sapere magari quanto paga di condominio, se ci sono ipoteche, se ci sono dei lavori e le misure quotate dell'immobile, tante altre cose, eccetera. Questa roba qui è fondamentale averla pronta, perché si evita di creare delle scuse e delle lungaggini che portano a rimandare una decisione a un acquirente pronto a comprare. Quando facciamo gli open house ci sono due aspetti: un aspetto commerciale, loro vedono tanta gente per cui sentono un pressing commerciale, eccetera, ma dallo stesso tempo noi diamo in mano tutti i documenti tali per cui diventa una loro responsabilità. Mi spiego meglio. Non ti puoi raccontare non compro perché mi manca quello pisato c'è sotto, perché lì c'è tutto. E ho visto che questa roba qui è tecnicamente la cosa più importante da fare nel momento in cui tu hai un mercato che non ti esprime ogni giorno, ogni settimana, come prima, una quantità di acquirenti che ti dicono se sbaglio uno c'ho il prossimo. Mi spiego? Per cui avere tutta la serenità, dare la serenità all'acquirente di fare un acquisto consapevole, pulito, è un aspetto molto importante oggi, 2022-2023. Secondo tema, altrettanto importante, è il tema che devi uscire dalla casa, tu venditore. Questo è un errore, cioè mentre prima era errore, non ho i documenti, mi corro dietro, la solita cosa, degli acquirenti che si lamentano, dicono: ho visto la casa, poi è due settimane che gli chiedo le spese, non ce l'hanno, l'amministratore, eccetera. In secondo, il fatto che tu venditore, proprietario, sei lì. Allora, vi dico una cosa. Anche se non ve ne accorgete, voi siete coinvolti emotivi perché è la vostra casettina, dove avete passati, sacrifici, mutui, dove magari sono nati i vostri figli, le figlie, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, però, cosa succede? Questo coinvolgimento emotivo vi gioca contro. Per cui, se posso prendere tutte le risposte che hanno dato dei proprietari di un immobile nel momento in cui erano presenti alle visite e un acquirente ha detto banalmente: ah, interessante, la cucina rimane, tu dici sì, e potrebbe rimanere. Il potrebbe rimanere, ti faccio un esempio, agli occhi e alle orecchie di un acquirente potrebbe rimanere gratis. Ai tuoi invece sì, potrebbe rimanere, mettiamoci d'accordo sul prezzo. Allora, il motivo, e questo è un esempio, di risposte che ti vengono fuori in automatico mentre sei lì. Questa roba qui crea delle piccole crepoline che diventano delle crepe grandi, perché da questa roba qui poi vado in trattativa, ma mi ha detto il proprietario, ho capito io, ho capito lui. No, non può nascere un rapporto già con dei dubbi iniziali, per quello che noi diamo tutta roba scritta, non c'è interpretazione, stiamo attenti a quello che diciamo, ma perché è il nostro lavoro. Detto questo, un'altra cosa che si percepisce, anche se non te ne accorgi, è l'ansia che hai, che si traduce alla testa di un acquirente con questo: ha fretta. E
Se vuoi darti una martellata nelle balle, fai vedere in questo momento storico che hai fretta a un acquirente, ok? Per cui il consiglio che io do è in quella ora e mezza, due ore che noi facciamo l'open house, vatti a fare la spesa. Vai a fare la colazione nel bar dove non sei mai andato perché non avevi tempo, porta tua figlia al parco e se piove la porti al cinema, ok? Però esci, credimi, dalla casa per un'ora e mezza, due. Altra cosa fondamentale, ne abbiamo già parlato tante volte, ma è sempre troppo poco, è il fatto che fare delle visite singole con gli acquirenti è la cosa più sbagliata del mondo, semplicemente perché il bombardamento di notizie negative fa presagire nella testa dell'acquirente che ti viene a trattare il prezzo. Sto vedendo trattative fuori che mi racconto nel 20%. Per cui, se lui arriva già con l'intenzione di trattare il 20 ed è da solo e la gente gli dice sì, c'è tanta gente che non ci crede neanche più nessuno, diventa difficile tenere botta. Mentre se tu hai questo, dici ok, vado lì, tratto il 20, trovi 10 persone a quel giorno perché hai fatto un open house, vedono tutte queste robe qui, capisci che diventa un po' meno la tua sicurezza che vieni qui a fare la trattativa all'ultimo sangue? Questo è il motivo per cui mediamente noi trattiamo l'1, perché creiamo un evento fatto bene. Ne abbiamo fatti 400, posso dire che dopo aver studiato e imparato negli Stati Uniti dai migliori, sono il più bravo a fare gli open house, ok? Posso dirlo? Sì, perché ne abbiamo fatti 400, non perché io sia un illuminato. Per cui questo è quello importantissimo, non fare l'errore delle visite singole, non fare l'errore di stare a casa mentre fai le visite perché tanto risponderesti con delle cose che ti giocano contro. Terzo, non sottovalutare il fatto di avere la documentazione perfetta, libata, pronta, data in mano all'acquirente il giorno in cui viene a visitare l'immobile. Queste sono alcune cose che facciamo, ce ne sono tante altre. Se ti interessa approfondire e vuoi vendere casa a Bologna, sotto in descrizione hai il numero verde, hai il link dove puoi lasciare i tuoi dati, se no, se la cosa ci interessa, la tua casa ci interessa, ci sentiamo e ci organizziamo. Al prossimo video.